tutta l'organizzazione del Cinefort Festival per avermi permesso di essere qui. Spero che di poterlo citare nelle prossime edizioni future. Speriamo anche c'ero. Noi. E vorrei solo dire due parole sul contesto in cui si piazza il video che io presento. È una parte di una documentazione, di un progetto che si chiama Fotografare l'esilio. È un progetto che nasce nel 2005-2006 su richiesta di un'associazione palestinese che lavora da 30 anni nei campi profughi palestinesi in Libano, e dallo sforzo di un giornalista, di un grande giornalista che era Stefano Chiarini, che è scomparso nel 2007, e della sua del suo comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, che ha accolto la richiesta di un gruppo di giovani palestinesi dei campi profughi del Libano di avere formazione nel campo della fotografia digitale e della realizzazione di video in digitale. Quindi con un budget molto ridotto per progetti di questo genere, noi abbiamo organizzato una struttura nel più piccolo campo profughi palestinese del Libano, che è a Beirut, di 1400 persone, in cui ci sono le strumentazioni essenziali per realizzare fotografia digitale e video documentario. E abbiamo organizzato dei laboratori insieme con alcuni fotografi italiani e videomakers che si sono resi disponibili a collaborare, e negli anni, perché il progetto continua ad andare avanti, questi ragazzi hanno mostrato un entusiasmo, una voglia di lavorare con le immagini, documentare la propria condizione, che è molto difficile, che li ha portati con grande mia emozione quest'anno a diventare coordinatori del proprio progetto. Quindi ragazzi che avevano cominciato a seguire e a lavorare con noi nei corsi nel 2006 hanno cominciato a formare dei nuovi giovani molto più piccoli di loro, tra gli 8 e i 12 anni, con nessuna esperienza nel campo della fotografia, che ad agosto di quest'anno hanno organizzato delle esposizioni nel proprio campo profughi.